per cortesia, io la funzione un anno, io sì, non era un agguato questo. Hai condiviso, Nando ha detto, perché effettivamente noi siamo qua per la divisione di oro, ma sono il partito di Prince, non in un dibattito così ampio, così largo, dove facciamo funzione. Questo però non è un agguato. Non la divinizzare se sia una guarda qualcosa. Nessun agguato, oggi sarà pure il bisogno di Tommaso io, però devo diventare una cosa che tu adesso ti rende alta. Io mi chiedo un piccolo intervento. Loro giusto era una tecnica di Tommaso Iorio, che Tommaso Iorio ha scritto anche sul mattino ciò cioè, che diceva, pensare che tutti quanti abbiamo fa parte del nostro gruppo. Oggi no, lui oggi non ci sta perché per problemi grossi, no? Sta con noi, nel senso che condividere la mente, non dico che stai per le conferenze, ma siamo collegati con Tommaso Iorio. Io non dico che tu ti sei trovato improvvisamente, anche tecnicamente, come diceva l'Armando, e anche io un po' così, io ho detto in una situazione di tipo consiglio comunale, oggi questa momento stato che si dà le dimissioni di Tommaso Iorio. Punto. E analizzarle nel giusto modo possibile come tutto il ciclo superiore. Questa è la cosa che ho fatto. Allora la domanda la pongo cercando che i miei amici Troiano, Villamare, Rossetta si calmino, perché non è successo per niente, è soltanto un'opinione del sindaco. E non sto dicendo, perché io non so se il sindaco ha tolto la cosa, è un'opinione che la comunità mi ha avuto visto come giornalista. Sai che mi ho avvertito, che ho invitato perché non sono stato. Allora, però la domanda non mi viene spontanea, come io dico. Le dimissioni di Tommaso Iorio sono dimissioni di una persona che ha detto basta a modo di andare avanti, a modo di essere gruppo musicale, a modo di rappresentarci alla politica, a modo di rappresentarci alla società. Questo è il nostro unico senso di consultativi di andare avanti, dobbiamo andare nel bilancio, ma dove ci porterà con il bilancio questo modo di andare avanti? Quindi ripeto, questa è la domanda che noi stiamo ponendo come gruppo museale UDC senza fare altre cose, cioè nessuno di un professore, ma il professore sta altro di un inizio, non fa bene, non fanno bene all'amministrazione, neanche gente che sarà mai in questo modo qua. Io credo che tu il tuo cuore non ti ha fatto piacere per un personaggio come io, ma non sarà più altri personaggi che possono poter andare via. Sì, ma sicuramente non credo che l'amministrazione faccia piacere questo. Noi davanti che era questa. Ci siamo un po' dilungati un po' su tutto, ma quando sono arrivato alla risposta del sindaco su questa è la cosa che la domanda lo disse. Allora io mi appello a Pita Lagna, non è successo perfettamente niente. Non è successo niente. Cioè io non è successo niente, Pita Lagna, niente. E qui l'arco, basta. Oggi non stiamo facendo così un po'. Oggi stiamo parlando dell'amico di Orio. Delle decisioni che ha dato, della comunità, delle analisi politiche che dobbiamo fare, perché un consiglio non si mette? E giustamente io dico oggi il sindaco si è trovato pronto, io dico, in una situazione un strana dove ha reagito in questo modo, e ha reagito la prima anche l'altro paese, in questo modo, ci dobbiamo stare salutando, di là mi affido a te, mi affido a te, lo sento, l'argomento, stare calmo, non è successo niente. Però le dimissioni di oro sono pazze a niente. Se noi ci alziamo qua e andiamo di nuovo fuori a far vedere cosa siamo capaci di fare, le dimissioni di oro non sono pazze a niente. Non sono pazze a niente. Che significa le guerre? Alzare a scendere in vita? Non significa niente. Non significa niente. Allora, l'appello che sto facendo, l'appello al mio gruppo, se poi lo voglio essere il mio gruppo, se di andare avanti non vuole la di andare avanti, stare calmi, siamo andati bene, abbiamo riposo e altro là, ma adesso loro non appello che faccia sì, io ho dato delle missioni politiche ma anche per un fatto interno suo di sofferenza di questo comitato comunale che davanti da mesi e mesi e mesi che sono tenuti qua passando il bilancio, ma il proprio bilancio sta a destra, sempre così, ecco la per il bilancio, sì. Questo è il nostro senso di stare. Io non c'è, per poter solo passare a loro. Ma mi faccio consente, mi faccio consente, trovate che stamattina veramente lo...
ti faccio vedere, ti ringrazio e ti faccio vedere, perché io come dice qualcuno, non sono stupido, io faccio anche lo staff del sindaco. Se vi viene, se viene qualunque di voi a chiedervi di essere il fatto di Santa Domandina a organizzare questo staff, io il primo che invito dalla mail di staff di ufficio stampa Chiocciola è il sindaco. Ho avvertito Enzo Ramaglio e Franco Troiano che il primo che ho invitato è stato il sindaco, ero fiducioso, sapevo di convertire un progetto.